Bene amici, bentornati in questo nuovo video di Rainbow con questa seconda telecronaca di Tony Amsic 17. Allora raga, siamo sempre in classificata. Allora io qui ho scelto Glaz come operatore d'attacco. Questa mappa è Café Dostoevskij, vabbè, come si può dire, non lo so. Andiamo avanti. Ok, partiamo a trovare subito l'obiettivo. Ok, partiamo all'attacco. Vai Tony, vai. Drona Tony, per capire dove sono. Comunque sono sopra. Eccoli lì, che sono tutti qua dentro. Non c'è nessuno nel bagno. Ecco che abbiamo Pulse. Poi. Allora, perfetto. C'è anche Frost, che mi vuole spaccare il drone. Cosa fai Frost? Mollami. Vai Tony, metti il super mirino di Glaz. Ok, perfetto. Adesso bisogna stare attenti. Eccolo lì, eccolo, l'ho preso. No, forse no, forse si è inclinato all'ultimo. Niente, proviamo dall'altra finestra. Qualcuno c'è dall'altra finestra? Facciamo un po' di rumore per capire che ci siamo. Magari sputano con la testa. Vediamo intanto che il mio compagno Blitz sta provando a scendere. Ok, vai Tony, vai su così, perfetto. Ok, usiamo il rampino per salire sopra, vedere un attimino com'è la situazione. Se c'è qualcuno qua, proviamo a vedere. Ok, ne ho visto uno, però con calma, non ci facciamo sentire perché sennò rischiamo di perdere la kill. Aspettiamo con tranquillità, tanto con Glaz non devi entrare perché con Glaz penso che è un operatore che devi usare fuori. Sparali Tony, perfetto Tony. Occhio nemico rilevato all'esterno, c'è Pulse, prendilo, bravissimo Tony. Round vinto, abbiamo vinto il primo round. Immaginavo che usciva fuori qualcuno, infatti è uscito Pulse e l'abbiamo fatto fuori subito. Ok, siamo nel museo ferroviario, perfetto. Allora, io qua come operatore ho preso Lesion, che mi trovo molto bene con Lesion. Via, andiamo sopra, vediamo di andare subito a rinforzare la botola, perché sicuramente la botola qua va rinforzata. Vai Tony, rinforza qua, perfetto. Ok, pavimento rinforzato. Vai Tony, vai giù, veloce. Ok, buttiamo una bella trappolina. Andiamo a buttare la classica trappola sempre qua, le butto io le trappole. Una qua, e adesso me ne rimane zero, perché devono ricaricare. Aspetta, stavolta io... In questo round ho giocato un po' fuori dall'obiettivo, perché troppi dentro l'obiettivo, se siamo tutti dentro l'obiettivo non va bene, cioè qualcuno fuori deve rimanere dall'obiettivo, perché qualcuno arriva dalle parti di qua. Adesso controlliamo un po' qui dalle scale, se arriva qualcuno ci mettiamo questo dietro bel sofà, siamo belli abbastanza riparati. Qualcuno ha spaccato di qua, attenzione, ho sentito rompere, infatti, chi è che mi sta sparando? Andiamo a vedere, qualcuno ha spaccato qua e qualcuno è entrato di qua, occhio Tony, occhio, perché questo è fuori, è lì, dov'è? Mi sa che è andato via, ha fatto il giro dall'altra parte.
Va bene, Tony, butta anche lì una trappola anche lì che ci sta, così almeno se entra, sentiamo che prende la trappola. Stiamo attenti qua alle scale perché può darsi che arriva qualcuno. Attenzione, c'è Ash. Ho visto Ash dalle scale che stava scendendo giù. Tony, riparati, non stare scoperto, così va benissimo. Butta anche una trappola. Perfetto. Stai dietro al sofà, riparati bene. Un momento di suspense. Per me dovrebbe arrivare, raga, perché da lì deve passare, per forza, a meno che non faccia il giro dall'altra parte. Eccolo, eccolo, prendilo, Tony, prendilo. No, non è morto. Bravissimo, Tony, bravissimo. Ok, ricarica subito, veloce, ricarica. Non stare mai con l'arma scaricata, perché c'ho sto vizio di rimanere con l'arma. Ok. Round 2 vinto, perfetto. Ok, raga, io qua ho preso Ibana, che è veramente troppo forte come operatore. Io mi trovo benissimo con Ibana. Comunque, andiamo a vedere un attimino qua, subito. Sono di nuovo, mi sembra, dove erano prima. Adesso non mi ricordo perché non è che ci ho guardato benissimo. Comunque, sì, sono sempre là. Facciamo il giro dall'altra parte. Vai, vai, Ibana, vai velocissimo, su, perfetto. Oh, occhio, occhio che qualcuno là vuol fare il furbetto dalla finestra. Carica, bravissimo Tony, scendi giù e carica. Ok, puoi salire Tony, puoi salire, non c'è nessuno, non avere paura. Sali Tony, sali. Niente. Si è fermato Tony. Ok, vai, 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 vai. Ok, piazza qua. No, Tony, qua devi piazzare una Claymore dietro. Che se aprono la finestra da dietro, piazza la Claymore. No, non l'ho piazzata stavolta, come mai? Aspetta, ho sbagliato stavolta perché dovevo piazzare. Sì che c'è il mio compagno, c'è Glaz di là, quindi non possono arrivare dalla parte di là. Però una Claymore dovevo piazzarla per forza. Provate a occuparvi del contenitore dopo averne neutralizzato la Aspettiamo. minaccia. Qua con sto fumo di Glaz non si capisce nulla. Vai, prendilo! Prendilo, Tony! Ok, grandissimo, Tony. Terzo round vinto. Abbiamo fatto fuori Valkyrie. Cioè, ho fatto fuori Valkyrie. C'era di tutto qua dentro. L'ho preso in faccia in pieno. Ok, raga, come al solito in difesa ho preso Lesion. Allora, mi sembra che qua, se non mi ricordo male, abbiamo scelto la cucina. Ok, perfetto. Allora, perché eravamo indecisi tra Lounge Sigari oppure cucina. Alla fine ha vinto per votazioni la cucina. Andiamo a rinforzare subito qua. Ok, abbiamo Smoke che sta rinforzando. Adesso qua. Vediamo subito perché questo round qui non me lo ricordo come ho giocato. Comunque, raga, lasciatemi nei commenti, ma a me mi piace quando mi scrivete grande Tori e tutto. Però scrivetemi anche se vi piacciono, scusami Elato, sei passata proprio nel momento che stavo mettendo la trappola. Allora, lasciatemi anche nei commenti se vi piacciono i video di Rainbow fatti così. Con stile telecronaca, cioè che io li gioco e poi faccio la telecronaca del video. Però mi raccomando, lasciatemi scritti. Sì, mi piace, no, non mi piace, mi piace più con la canzone, mi piace più senza. Scrivetemelo voi. Allora, adesso vediamo un pochettino qua. In questo round mi sembra che non ho fatto quasi nulla. Non lo so, vediamo. Occhio Tony che hanno rotto di qua. Occhio Tony, andiamo a vedere che magari stanno rompendo di qua. Però c'è anche un mio compagno. Niente, di qua non c'è nessuno. Rientra subito nell'obiettivo Tony. Ok, qua abbiamo Jäger. Perfetto. No! Ecco raga, come si può morire così da veramente da deficienti? Perché non si può morire così. Io l'ho detto, non c'è. Stavo girando veramente troppo.
troppo come un deficiente. E qui mi sembra che abbiamo perso anche il round, se non mi sbaglio, perché questo round l'abbiamo giocato male un pochettino tutti, cioè non mi ricordo. Aspettiamo un attimo, vediamo come va a finire. Qua mi sembra che Termite fa una strage. Sappiamo che c'è Termite lì dentro e non riusciamo a ammazzarlo. È incredibile. Guardate adesso. Guardate come muore Smoke. Guardate, eh. Ce l'ha davanti alla faccia. Ok, fa fuori Ash, ma guardate adesso. Cioè, si può morire così? Non è possibile. Io sono morto subito, perché purtroppo sono morto subito. Ok raga, io ho scelto di nuovo Glaz, perché in questa mappa penso che Glaz veramente vada benissimo, perché se dipende dove stanno, te da fuori ti metti, perché con Glaz non devi entrare nell'obiettivo, cioè puoi entrare nell'obiettivo quando proprio vedi che mancano veramente pochissimi secondi, butti il fumogeno, li accechi, tu col mirino riesci a vedere i rivali e puoi ammazzarli, però... Glaz va usato soprattutto tantissimo all'esterno dell'obiettivo, cioè a distanza, che con il mirino riesci veramente a farli fuori, ecco. Ok, vai Tony, vai super mirino, no, va bene. Allora, droniamo un pochettino per vedere, perché non ho visto di preciso dove stanno, perché l'ha trovato un mio compagno l'obiettivo, ma credo che siano forse sotto, non lo so, vediamo, eh. Ok, qua c'è Valkyrie, perfetto, sono in cucina, ok, vai Tony, va bene Tony, hai capito dove stanno, vai, metti il super mirino, avanza, velocissimo, ok, piazzati dietro qua al furgoncino, che qua fai delle stragi mega galattiche, occhio alla finestra, controlliamo sempre, perché, guarda, vai, che ce n'è uno lì, prendilo Tony, grandissimo, ve l'ho detto raga, con Glaz dall'esterno fai veramente delle stragi mega galattiche. Tornate a occuparvi del contenitore dopo averne. Vai. No, ragazzi, sono rimasto solo io. Stai calmo, Tony, è lì. No, non sparare così. Fermo! Grandissimo. Ok? Te ne manca uno, Tony. Ti manca Jaeger. Stai tranquillo. No. È passato veramente velocissimo. Prendilo, grandissimo Tony, grandissimo. Quinto round vinto, abbiamo vinto questa partita veramente bella. Raga, se vi è piaciuto questo video con Telecronaca su Rainbow, lasciate un bel like, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, entrate nel canale Telegram, seguitemi anche su Instagram. E niente raga, dal vostro Tony Amici 17, un abbraccio e un bacione e bella a tutti raga. Oi! Bella.